siamo sulla mare Ionio che sta per salpare per Lampedusa nei prossimi giorni, la stanno mettendo a posto. Anche l'aretino Francesco Moneti, assieme ai Modena City Rambers, a bordo della Mare Ionio, l'imbarcazione di Mediterranea Saving Humans impegnata nelle operazioni di soccorso ai migranti in mare. I Modena City Rambers, approfittando del loro tour in Sicilia, hanno infatti deciso di salire a bordo per conoscere da vicino la realtà della ONG impegnata nel Mediterraneo. È un'emozione veramente incredibile, perché c'è certe cose che vedi in televisione, magari adesso con i social, eccetera, un conto è leggerli, un conto è guardarli, un conto è essere parte attiva. C'è anche solamente salire su questa nave, che ti assicuro è piccola, dove fa conto con 10 persone più noi, stava veramente molto stretti, c'era già, diciamo, una sorta di atmosfera quasi claustrofobica. Non oso pensare con 50 persone a bordo, con 60 persone a bordo. E quindi facciamo andare a uno alla volta in bagno, a farci la doccia, eccetera. Certo. Di solito qua montiamo un tendino, quindi non si canta, fa la doccia qua. Mi piacerebbe portare sulla barca chi dice, chi magari mette una cerca di far passare in cattivo modo le ONG, lasciandole per circoli in cui si richiedono soldi, situazioni in cui c'è della gente che vuole mettersi in monte. Vorrei portare queste persone dentro la nave, fare un piccolo tour della nave con quello che abbiamo fatto noi, e credo che in molti cambino idea sicuramente. Porta ancora il profumo dell'erba, mia terra, laddove il cemento ancora non sta adesso. A barche intere di poveracci, di naufragare. Questo è un risultato opposto. Questa è l'Italia che avete solamente piatto. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano. Morto per la libertà. E questo è il fiore.